Ciao, io sono Emanuele, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di qualche domanda che ti può capitare per l'esame di neuroanatomia. Se tu sai rispondere a tutto questo, vedrai che penetra in te lode. Ma prima, io sono Emanuele, sono studente di medicina, ho appena finito il primo anno e ora cominciamo il video. Ho messo gli occhiali perché ho le informazioni qua sul computer, quindi se volete guardare di qua è per questo motivo. Ma la cosa più importante, questo video sarà fatto in modo tale che io ti farò una domanda e tu devi rispondere. Metti in pausa il video e rispondi. Cominciamo. Parlami delle lamine di Rexed e della teoria del cancello. Parlami di miosi e midriasi. Parlami della via extragenicolata. Ti ricordi cosa abbiamo visto durante la via olfattiva? Cosa mi sai dire riguardo il sistema limbico? Mi parli della via diretta e della topografia e inoltre mi dai una correlazione clinica a questa via. Mi parli di come è strutturato l'orecchio interno e delle vie vestibolari. Parlami della via del lemnisco spinale. Che cosa sono i nuclei della base? In cosa consiste la via genicolata? Descrivimi com'è strutturato il telencefalo. Parli della struttura esterna dell'occhio e mi parli delle tonache, dell'umore acqueo, vitreo e del cristallino. Parlami delle aree di Brodmann. Ti ricordi com'è disposto internamente il tronco encefalico? Cosa sono, che ruolo svolgono, come sono coinvolti, quello che ti ricordi riguardo i fusi neuromuscolari. Tra i vari nervi che abbiamo affrontato c'è sicuramente quello del nervo facciale. Ti ricordi, mi parli del nervo facciale e di una sua correlazione clinica. Ti ricordi in quale situazione vediamo il riflesso a stiramento, che cos'è e come avviene? Cosa sai riguardo i nervi encefalici? Spiegami come è strutturato il midollo spinale, come sono suddivise sostanza grigia e sostanza bianca e quello che ti ricordi, e le varie correlazioni con altre vie. Come viene vascolarizzato l'encefalo? Cosa sono le meningi? Quali funzioni hanno? Quante sono? La struttura? Quello che ti ricordi. Che cos'è il riflesso di Babinski? Mi parli del circuito di Papez? Cosa ti ricordi riguardo la via del lemnisco mediale? Che cos'è il circuito di Willis? Cosa comporta? Quello che ti ricordi, insomma. Mi parli dei collicoli quadrigemini, la loro funzione e le loro vie. Parlami dei nervi spinali. Parlami del liquido cefalorachidiano. Mi parli delle funzioni dell'ipotalamo, dei rispettivi nuclei nelle vie e che funzioni hanno. Mi descrivi la struttura del cervelletto e quali funzioni svolge. Cosa ti ricordi riguardo le funzioni dei nuclei cerebellari? Ti ricordi dove abbiamo visto nucleo rosso e nucleo nero? A cosa serve il liquido cefalorachidiano? Perché c'è? Dove si trova? Insomma, parlami degli organi tendinei del Golgi. Fammi una suddivisione dei neuroni secondo la classificazione di Golgi. Mi parli delle differenze tra i due emisferi telencefalici. Vorrei che tu facessi particolare attenzione alle differenze di genere. Mi parli di come è composta la retina e dei suoi fotorecettori. Dove originano i nervi cranici e cosa sono le colonne? Che cos'è il fascio di Rasmussen? Mi parli del riflesso di allontanamento e dei nuclei cerebellari. Parlami dei nuclei del bulbo. Cosa ricordi riguardo dell'ippocampo e del sistema limbico? Cosa mi sai dire riguardo al riflesso pupillare consensuale? Che cosa sono il riflesso di convergenza e il riflesso di accomodazione? Mi fai una differenza generale tra vie sensitive e vie motorie. Quali sono le principali vie sensitive e quali sono le principali vie motorie? Quanti tipi di recettori e che tipologia possiamo avere come recettori nelle vie sensitive? Cosa mi sa dire riguardo i seni della dura madre?